Ragazze, oggi facciamo una ricettina di pesce. Polipetti con le patate in umido, eh? Vediamo un po', non li ho mai fatti, eh? Ho preso questi polipetti al supermercato, guardate che belli! Belli così con i tentacolini, guarda che roba! Poi io li taglio ancora un po' più a pezzettini, così li facciamo proprio belli piccolini. In umido, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, prima di tutto diamo un'altra tagliuzzata ai polipetti, sono un po' grossini, se non farli a pezzettini ancora così. Questo, facciamo la testa a metà e il corpo in tre magari. Così, almeno in tre. Prendiamo una pentola, mettiamo un giro d'olio, mettiamo l'aglio tagliato a metà e lo scalogno a fettine, a rondelline. Allora, messo l'olio, l'aglio e la cipolla, accendiamo il fuoco. Facciamo rosolare bene. Mettiamo un po' di peperoncino e buttiamo i nostri polipetti. Facciamo insaporire bene a fuoco vivo. Non mettiamo il sale perché sono già salati, i polipetti. Intanto che i polipetti si insaporiscono, peliamo le patate e le facciamo pezzettini. A pezzettini, così, non troppo grossi, così cuociono prima. Una volta insaporiti, tiriamo via l'aglio. Aggiungiamo le patate a tocchetti, facciamo insaporire il prezzemolo e metà bottiglietta di salsa e metà di acqua. E metà di acqua. Comincia il bollore, mettiamo sul minimo, copriamo e lo lasciamo andare mezz'oretta. Poi vediamo, sentiamo le patate se sono cotte, vuol dire che è pronto. Guarda cosa ti ho preparato! Polipetti in umido con patate. Sono vivi? Com'è? Alza la voce perché non ti si sente. Buono. Ah, ecco. Buonissimo. Buono? Si sente un po' piccantino? E senti che bruschette, ti ho fatto due bruschettine all'aglio. Te l'ho solo spolverizzate, te l'ho solo strofinate con l'aglio, L'aglio, eh? all'aglio, eh? Senti com'è. Buono? L'aglio Sì. si sente, eh? Oh, la Madonna, sono L'ho vivi, solo saltano. stro... Ho solo stro... Com'è? Adesso. Si sente un po' il peccantino, un po' di peperoncino? Qui canavacciò la signorina gli fa un baffo. Ma davvero? Ma davvero? Ha consigliato? Bene. Adesso Buonissimo. saluta perché non è che devi stare qui a mangiare tutto il piatto, eh? Ah, non mangio adesso. No, adesso poi. Saluta. Senti come scrocchia anche questa. Non so come ha fatto la ricetta, seguitela.
Benissimo, allora saluta. È proprio buono. Chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e noi la mettiamo su Instagram. Bravissimo, nella story devi dire, perché ho appena detto su Instagram. Ah, nella story, story. Nella story infinita, ragazzi. Benissimo. Sono anche le patate. Ecco, benissimo. Ah, un'altra cosa, invece di 30 minuti l'ho fatto andare un 45, perché le patate se no rimanevano un po' durette. Sì, ti consiglio della anche questo. Quindi, un abbraccione, un bacione. Via, il polipone è spettacolare, ragazzi. Ragazzi, qui, fate... qui a Natale, per Natale fate un figurone. Anche per Natale, se volete. Buono. Ci ho messo tanto a farlo? Ma va, una stupidata. Buonissimo. Fatelo che è buonissimo. Adesso devo mangiarmelo io però, eh. Apro un bottiglione di vino bianco, apro una bottiglia così, Magnum. Dai Magnum, vai fuori dalle balle. Ciao, alla prossima puntata ragazzi, vediamo. Arrivederci. Oggi sono un po' giù di corda, sono stanco. Sì, va bene, vai fuori dalle balle. Ho fatto tanto l'amore oggi, sono stanchissimo.